Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e in questo video andremo ad affrontare la Lega di Alola. Esattamente, questo sarà anche l'ultimo episodio qui ad Alola e l'episodio che concluderà la storia principale di Pokémon Fire Ash. Successivamente potranno esserci degli episodi extra, però non è una promessa, è una possibilità. Potrebbero esserci degli episodi extra in cui andiamo a fare un po' di post-game, perché è presente un po' di post-game, niente di particolare, ma qualcosa si può fare. Questo quindi prendetelo come effettivamente l'ultimo episodio di Pokémon Fire Ash. Detto ciò, quindi andiamo a dormire e iniziamo l'ultima giornata qui ad Alola. Sono contento che tu ti sia svegliato. C'è stato un altro avvistamento di un'ultra creatura sull'isola. Andrei a controllare la città di Aloli di Awoli questa volta. Bene, quindi la prima cosa da fare, l'ultima giornata appunto di Alola, è andare a controllare l'avvistamento di un'altra ultra creatura. Questa volta nella città di Awoli. Quindi andiamoci. Eccoci qui. Vediamo un po' dove può essersi cacciata. Eccola! È già lì, con qualcuno a fare la guardia. Allora, vediamo un po' che Pokémon abbiamo davanti. Abbiamo Incineroar, poi il nostro Melmetal, Licaroc, Pikachu, Rowlet e Poipole. Allora, vediamo un po'. Mettiamo davanti Poipole che deve allenarsi un po'. Dai, andiamo. Fermati, quel Pokémon ha distrutto il mio Golden Safe. Non so cosa possa essere. Non c'è alcuna possibilità che lascerò passare qualcuno, appunto affinché io possa farla pagare a quella creatura. Insomma, lui vuole farla pagare a questa creatura. Si chiama Viren. È un personaggio dell'anime, che si può trovare appunto nell'anime. E noi abbiamo Electivire contro Poipole. Non proprio il massimo. Allora, lo sostituirei e manderei Nicarrock contro Electivire. Vediamo un po' che mossa fa, Thunder Punch. Ok, mi ha fatto anche relativamente male, mannaggia lui. Andiamo di Rock Tomb e abbassiamogli la velocità. Altro Thunder Punch e altra Rock Tomb. Bene così. Poi Pangoro. Contro Pangoro io manderei Poipole. Di nuovo. Eccolo qua, incazzatissimo. Allora, Sludge Bomb. E gli ho fatto un po' male, eh. Vita al tiro mi fa pochissimo danno perché non è molto efficace. E noi andiamo a prenderci la vittoria su Viren. Perfetto. Come? Vattene. In qualche modo mi riguadagnerò quello che ho perso. Va bene. Prima di andare dall'ultra creatura, diamoci una curatina ai Pokémon. Ecco qua. Perfetto, questa potrebbe essere l'ultima ultra creatura che affrontiamo. Allora, Pokémon, lasciamo davanti Poipole così si prenderà un po' di punti esperienza, andiamo a salvare. Tac. Ed affrontiamo l'ultra creatura. Questa è Kartana. Andiamo poi a sostituire Poipole e a prendere Pikachu. Aerosalto ci fa pochissimo e si gode. Andiamo di Nuzzle. Ah, perfetto. Non è molto efficace. Quindi immagino che sia un tipo acciaio questo. Potrebbe essere un tipo acciaio. Ah, pure sintesi. Beh, testiamo l'efficacia delle Pokéball queste qui. Vediamo se riescono a prenderne una full vita solamente paralizzata. Vediamo se possono effettivamente fallire queste ball. Sì, possono fallire. Ok. Era un dubbio che avevo. Andiamo di Thunder Punch di nuovo. Ok, Sintesi ha solamente 5 PP da quello che sappiamo, quindi non può continuare a farlo all'infinito. Oddio. Ok, non ha difesa speciale questo Pokémon, quindi ricarico il salvataggio e ci rivediamo qui. E rieccoci qui. Vai, andiamo. Riproviamoci. A questo punto proverei a tirare subito una Velox Ball, vediamo se funziona. Magari siamo fortunati. No, zero proprio.
Net Slash ci ha fatto malissimo anche perché era un brutto colpo. Mandiamo in campo Pikachu e tiriamogli la paralisi. Perfetto, prova a proteggersi, ma fallisce. Noi la paralizziamo. Ed ecco che inizia con Sintesi. Andiamo allora di Thunder Punch. Abbiamo visto che Electro Ball lo one shotta, quindi non possiamo farlo. Ancora Thunder Punch, lui usa Sintesi e siamo a 2. Thunder Punch di nuovo. Sintesi e siamo a 3. Dai, userò ancora due volte e non potrei più utilizzarlo. Sintesi 4. Ne manca solo uno. Ok, ora infatti ho usato Night Slash ed ora Detect. Va bene. Thunder Punch di nuovo. Ed ora paralizzato. Proviamo a catturarlo ora. Andiamo con la Beast Ball. Preso. Perfetto, poi pulsare a livello 45, ottimo. E abbiamo catturato questo Pokémon che è di tipo acciaio erba, quindi sì, l'elettro gli fa pochissimo. Infatti è interessante come creatura, questa non l'avevo proprio mai vista. Bene, torniamo a scuola, ci dice. Prima di tornare a scuola andiamo a dare una curatina ai Pokémon qui sotto, o meglio al nostro Pikachu. E andiamo a sistemare Cartana nel box. Ecco qua. Vieni con me, numero 798. Quindi sei esattamente allora 804, 98 qua. Ok, forse abbiamo completato le ultra creature, o ce ne manca ancora qualcuna? Molto probabilmente ce ne manca ancora qualcuna, eh. Va bene, comunque, proseguiamo. Quindi torniamo a scuola, come ci ha ordinato di fare il nostro Rotom. Ed eccoci qui. Allora, lì c'è il nostro Charizard. E qui abbiamo un altro Pokéball, un altro regalo che è il Firium Z. Quindi prendiamolo. Bene. Pokémon School. Ci siamo? Dai. Qui, Alola a tutti, sono davvero emozionato di annunciarvi la prima Lega Pokémon in assoluto qui ad Alola e che appunto che è stata completata. So che tutti state, insomma, volete andarci, quindi non perdiamo tempo. Andiamo alla barca da Wally City e partiamo da lì. Ok, partiamo. No, basta, basta, basta. Ok, se ci ritorni ti rifà il dialogo. Volevo vedere se c'erano tipo altri Pokémon. Qui sono tutti i Pokémon dei nostri compagni, vedete? Poi vediamo se è cambiato qualcosa all'interno della scuola. Magari ci sono dei, non so, delle altre persone che non abbiamo visto, degli altri NPC, degli altri allenatori. Guardiamoci. Perché può darsi che sia cambiato. No, qui abbiamo ancora Samsonoak, eccolo qui. Infatti ci dice di andare alla Lega Pokémon. Carino che abbiano aggiornato il dialogo anche per lui. Vediamo invece da questa parte. Dato che molto probabilmente questa sarà l'ultima volta che torneremo qui a scuola. Quindi diamo un'occhiata in giro prima di andarcene. Ok, non sembra esserci praticamente nessuno di nuovo qui. Nope. E vediamo questo punto qui sotto. Non c'è nessuno, perfetto. Allora possiamo uscire ed andare alla barca. Pam, pam. Eccoci qui da Wally City. Ed andiamo ad affrontare quindi la Lega Pokémon di Alola, che sarà un po' diversa rispetto alle altre Lega Pokémon, vedrete. Qui intanto abbiamo una nuova persona. Good evening. Ma chi è sto scemo? Scusatemi. Doug, che va nel campo Beedrill. E noi abbiamo Poipole, non è proprio il massimo come avversario, quindi io manderei no, Licano che ha già tanti punti esperienza, mandiamo il nostro Incineroar. Così che salga di livello. Un Mega Beedrill. Ah! Ok.
Non me l'aspettavo. Andiamo di Rock Tomb. Ma guardate quanto è forte. Cioè, quello non era molto efficace. Morirà il nostro caro Lycanroc, quindi non c'è molto che possiamo farci. Niente, ha tirato giù due dei miei Pokémon più forti con due colpi. Mandiamo Pikachu un secondo, va. E usiamo Elettrococcola. Ok, poi Armaldo, tipo roccia coleottero, roccia acqua se non sbaglio. In ogni caso, Rowlet è tutto tuo. E andiamo di Leaf Blade. Azz, ma è fortissimo sto tipo, poi ha dei livelli altissimi, come vedete. Ha dei livelli che non hanno senso. Evidentemente viene dalle regioni precedenti, altrimenti non me lo spiego. Andiamo di Brick Break. Ok, fa pochissimo danno. Andiamo di Earthquake. Di nuovo pochissimo danno. Non riusciremo a farlo tentennare perché siamo più lenti di lui. Infatti, Thunder Punch penso sia inutile. Cacchio però. Quanto è forte sto tipo? Ricarichiamo il nostro Melmetal. E questo palesemente arriva da una regione precedente, quindi ci sta che siamo così tanto forte. A dei livelli troppo alti per i nostri 10 livelli sopra, insomma, non è poco. Earthquake e Earthquake di nuovo. Ok, Melmetal è riuscito almeno a combattere contro Armaldo. Poi Galvantula. Mi servirebbe Incineroar contro Galvantula. Andiamo Pikachu, va. E andiamo di Electro Ball. Non gli facciamo niente, giustamente. Certo, anche lui non ci fa nulla, eh. Poi gli facciamo un po' di più con Tono Pugno. Cacchio però, che tosta questa sfida. Beh, non ci voleva quel Beedrill che mi ha one-shottato due Pokémon praticamente, anzi due Pokémon più forti. Non ci voleva proprio. E se questo inizia a fare Sanguisuga è un problema. Anche Segnoraggio mi fa malissimo. Per favore tiralo giù, grazie. Ok. Pikachu sta al livello 75, ora tocca Paras. Beh, Paras se lo può gestire anche poi, lo immagino. Senza troppi problemi. Andiamo di Sludge Bomb. E lui risponde con Sludge Bomb e noi andiamo di Sludge Wave. Bene, si è aumentato l'attacco speciale, ora Yan Mega. Immagino che il nostro caro Poipole qui morirà. Non prima però di aver dato un po' di filo da torcere a Yan Mega. Ok, chi c'è rimasto? Pikachu con pochissima vita e Melmetal. Allora, devo mandare Melmetal un secondo e curarci. Allora, iperpozione su Melmetal, che può almeno resistere un po', sì. E iperpozione su Pikachu. Ok, doppio team. No, cacchio, inizia a fare doppio team, questo è un casino. Tiriamolo giù subito con Thunder Punch, se ci si riesce. Dai, di pochissimo, godo, paralizzato. È talmente veloce che pure da paralizzato comunque attacca per primo. Vabbè, ci sta che il nostro caro Melmetal sia più lento, ha tipo 30 di velocità base, che è pochissimo. Andiamo di Thunder Punch. Ok, anche gli Yanmega l'abbiamo tirato giù. Uno contro uno finale, eh? Sì. Contro Ribbon B. Ok, fortunatamente non è un Pokémon particolarmente impegnativo. E possiamo tirarlo giù. Ma no, ragazzi, questa penso sia la battaglia più dura che abbiamo fatto su questo gioco.
sicuramente più dura della Lega. I have dreams too, you know. Vabbè, vaffanculo, tu e i tuoi sogni di merda. Che momenti mi ammazzi tutta la squadra, anzi, me l'ha ammazzata tutta la squadra. Certo, con Pokémon leggermente overlivellati, eh. Cioè, tutti 10 livelli sopra, una mega evoluzione, insomma, un po' troppo. Leggermente troppo, ecco, rispetto ai miei Pokémon. Però ora possiamo effettivamente andare alla Lega, giusto? Sì, Manalo Stadium. E ci sono un sacco di reclute del Team Skull. Quindi per prima cosa dobbiamo tirar giù loro. Allora, loro iniziavano sempre con... non ricordo chi. Ma andiamo Nidorok. Ok. Il boss amerà distruggere questa Lega. Dimenticati di Kukui e del suo sogno stupido. Ma perché ce l'hanno con la Lega questi? Cioè, non ho capito. Qual è il loro problema con la Lega Pokémon? Non gli piace, quindi devono distruggerla. Boh, va bene. Allora, Rock Tomb. E addio Salandit. Poi, Yanguz, sì, cambiamo Pokémon e mandiamo in campo Melmetal. Poi, Brick Break. Vedete, questi sono a livello 35. Una passeggiata rispetto a quello di prima. Lasciamo in campo Melmetal contro Zubat. E andiamo di Thunder Punch. No, non mi ha preso il pulsante per andare in su. Dai, Thunder Punch. Perfetto. Ed infine Garbodor. Cambia Pokémon. Mandiamo Incineroar. E andiamo di Earthquake. Di pochissimo non è morto, peccato. Sono molto lenti i miei Pokémon comunque. Molto molto lenti. In ogni caso abbiamo sconfitto di nuovo il trio del Team Skull. O Skull, anzi. Perfetto, vattene. E se ne sono andati tutti finalmente. Possiamo quindi entrare nella Lega Pokémon. Curarci Pokémon, guarda, sono tutti qui. Tutti i personaggi di Alola. Sicuramente Alola è la regione con più personaggi secondari, assolutamente. Tra Capipalestra, Kahuna, cioè Capipalestra non ci sono, Kahuna, compagni di Ash, eccetera, eccetera. Intanto registriamoci qui. Ok, prima battaglia alla nostra sinistra. Andiamo. Sì. Anzi, aspettate, no. No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Cancel. Non voglio entrare, niente, no. Devi per forza entrare. Vabbè, a questo punto andiamo con Incineroar e via. The First Alola League, attenzione. Benvenuti tutti alla prima Lega di Alola. Il vincitore di questa battaglia diventerà il primo vero campione di Alola. Ma prima dovete tutti superare questo primo round. Sconfiggete chiunque vedete. E gli ultimi a rimanere, appunto gli ultimi 16 a rimanere, potranno passare al prossimo round. Questa è effettivamente una Battle Royale. A tutti gli effetti una Battle Royale. Quindi vedete un po' dove potete andare, cosa potete fare. Allora, io andrei... non mi ricordo che tipo ha questo... che tipo di Pokémon ha lui, perché sicuramente non vado da quella con il tipo Terra, sicuramente non vado da lui che ha il tipo Lotta, perché ho Incineroar. Lei che Pokémon aveva? Oddio, non ricordo. Nemmeno Augusto. Augusto forse roccia aveva? E dai, andiamo da Augusto. Ah no, non dobbiamo combatterli, perfetto. Dobbiamo semplicemente combattere gli allenatori. Vabbè, partiamo da lei. Una battaglia onesta, ok? Ok. Ah, lei tra l'altro è una in costume da bagno, però con Talonflame, che infame. Allora, andiamo di Darkest Lariat, che lui usa flagello. Ancora Darkest Lariat. Perfetto, di nuovo Darkest Lariat. Ok. E Incineroar l'ha battuto. Ora, il mio Pokémon è curato? No, bisogna curarlo manualmente. Super pozione 1 e 2. E andiamo ad affrontare quest'altri. Not holding back. Attenzione.
nel campo Tauros. Non mi fa troppa paura Tauros con Incineroar. Andiamo di Brick Break. Beh, bel danno di questo Tauros però, eh. Per Tauros ci sta che abbia un attacco molto elevato, eh. Però siamo comunque riusciti a batterlo. Perfetto. Ed ora curiamo di nuovo i Pokémon. Cioè il Pokémon, anzi, qualche pozzoncina. Perfetto. E andiamo ad affrontare. Iridio? Ma sì, andiamo su Iridio. Ok, you could have avoided me. Avresti potuto evitarmi, effettivamente, poverina. Questa perderà molto probabilmente con Boldore, sì. Sicuramente perderà. Andiamo di breccia. Ok. E di nuovo breccia. Perfetto. Troppo tardi ora, mi spiace. E ecco fatto. Ora siete appunto nella top 16. Tutti per favore uscite dallo stadio. Congratulazioni, puoi avanzare alla top 16. La prossima battaglia sarà alla tua destra. Bene così. Abbiamo superato quindi la prima parte che è stata letteralmente una Battle Royale. Quindi andiamo alla prossima sfida che è questa. Vai, top 16, entriamo. Ho calcolato che perderai, perfetto. Questa sarà semplicemente una formalità. Io vado ancora con Incineroar, che è il nostro Pokémon più versatile. Quindi vado sicuro con quello. E questa volta è Faba. Ok. È lo scienziato pazzo. Allora, Darkest Lariat. Che buon danno, ancora Darkest Lariat. Buonissimo. Beh, ha calcolato in maniera molto molto accurata che avremmo perso, quindi insomma, buon per lui. Beh, suppongo di dovermi fare da parte. Eh sì. Congratulazioni e passerai al prossimo round. Andiamo quindi qui. Vai, top 8, sì. Oh, contro Hau. Sembra che dovremmo già scontrarci uno contro l'altro, non trattenerti, ok? Assolutamente no. Andiamo con Incineroar. Tu userai Decidueye molto probabilmente. Eccolo lì, Decidueye. E io andrò prima di tutto con Firefang. No, ok. Godo, bruciato. E addio con Darkest Lariat. Ci ha pure mancato il suo Sky Attack, poverino. Che lotta stupida che ha fatto. Ok, abbiamo battuto anche Hau. Che battaglia incredibile, beh, se lo dici tu. È stato fantastico, ti farò il tifo per te, va bene. Quante volte vi ho detto che preferisco i rivali che rompano le balle, che siano stronzi, così che poi c'è appunto soddisfazione nel batterli. Ecco, Hau è esattamente l'opposto di quello che voglio io. Hau è quell'allenatore che anche se lo corchi di botte, lui comunque fa il tifo per te, è sempre carino e gentile, quindi non c'è nemmeno soddisfazione nel batterlo. Vai, semifinali. Hurry up and lose. Ed ecco Guzman, il capo del Team Skull. Allora, Incineroar come al solito, e poi direi di andare dentro con Pikachu. Ci può stare. Vai, andiamo. Ok, Guzma, ma nel campo Scizor, attenzione. Quindi andiamo di Firefang. Danno 4 per, quindi addio. Perfetto, poi Golisopod, infatti mi ricordavo che aveva un Golisopod, per quello ho preso Pikachu. Fortissimo Golisopod. Però possiamo tirargli una bella Electroball in faccia. Ma che la sente, eh? La sente l'Electroball e poi un bel Thunder Punch. Perfetto. Abbiamo battuto anche Guzman, il capo del Team Skull. A più tardi, ragazzo. Saluto a Kukui da parte mia. Attenzione, non è che ha qualcosa di losco in mente, sto tipo? Ok, possiamo andare quindi alla prossima battaglia. Ah, c'è anche il professor Oak qui, non l'avevo notato. O prima non c'era. Salve. Ho visto che ce l'hai fatta. Tua madre ed io siamo qui per vederti vincere. E comunque, speravo di vedere un Pokémon raro
appunto avvistato in questa regione. Meltan è il suo nome. Se ne fai uno, per favore, portalo da me. Se ne trovi uno. Ma l'ho già trovato, solo che non. È solo che l'ho fatto evolvere. Magari devo metterlo primo in squadra. Aspetta, vediamo. Perché sappiamo che certe volte non li vedono se non sono primi in squadra. Venastri va bene anche l'evoluzione. No, evidentemente no. Non gli va bene l'evoluzione. Andiamo qui comunque. Vai, le finali. E dobbiamo combattere contro Gledion, Iridio, quindi. Quindi siamo solo tu e io, Glacial. Non aspettiamo oltre, assolutamente no. Quindi Incineroar, Licarrocca, direi, e Pikachu, andiamo. Vai, Gladion, che manda in campo Silvally. Questo dovrebbe essere tipo normale, no? Quindi Brick Break dovrebbe fargli abbastanza male. Dai, mi ha fatto tentennare. Oddio, multiattacco, quanto danno mi ha fatto, scusami. Curiamolo un secondo. Quanto è forte Silvally con questo multiattacco? Curiamolo ancora. Ah, l'ha ritirato ora. E manda in campo Licarrocca. Ok. Andiamo di Earthquake. Buono. Ah no, era Zoroark infame. Beh, andiamo allora di Brick Break. Buono. E un suo Pokémon è andato. Livello 49 per Incineroar. Ed ora Licarrocca quello vero però. Quindi Earthquake dovrebbe fargli molto più male. Ah, Stone Edge, cacchio, che culo però, colpo critico. Che culo. Mandiamo Licarrocca anche noi. E con lui usiamo Brick Break. Ah, lo ritira di nuovo. Però si prende una breccia in faccia. Non è stato molto furbo da parte tua, caro Iridio. Stone Edge vuole imparare. Stone Edge no, 80% di precisione non mi piace. Ok, ultimo in campo Licarrock. Brick Break. Siamo più veloci noi, questo ci avvantaggia e ci permette di vincere la finale. Contro Gladion, eccellente. Se dovevo perdere contro qualcuno, avrei voluto che fossi tu. Congratulazioni, Glacial, beh, grazie. E quindi possiamo goderci questa parte nella sala d'onore con Melmetal, Licarrock, Rowlet, che non ha fatto niente in questa Lega Pokémon, così come Poipole. Poi Incineroar e Pikachu. Eccoci qua, benvenuti nella Hall of Fame. Ed eccoli Ash, campione della Lega. Congratulazioni, finalmente abbiamo vinto una Lega. Finalmente abbiamo finito vincendo una Lega. Congratulazioni per aver vinto la Manalo Conference e essere diventato il campione di Alola. Parla al professor Kukui quando sei pronto per iniziare la cerimonia. Quindi diamoci un'occhiata ai Pokémon perché non si sa mai. I combattimenti possono arrivare da ogni direzione qui. Allora, dov'è il professor Kukui? Chi sei tu, Faba? Sì. Ok. Attenzione, prenditi cura di Gazlord. C'è un Gazlord da qualche parte? Glacial, è davvero pessima come situazione. Si stanno prendendo molti ultravarchi e lo stadio è sotto attacco. Abbiamo dovuto far evacuare tutti, ecco perché non c'era nessuno qui. Quindi dovremmo combattere, immagino, no? Allora, diamo una salvata prima di tutto al gioco. Non vorrei che poi si buggasse qualcosa. Allora, eccoli lì. Stanno tenendo d'occhio un Gazlord. Devo parlare con te. Noi Kakuna possiamo reggerlo, sicuro? E dove sono tutti gli altri? Sono qui allora. Ok, i nostri cuori prevarranno, i nostri cuori brucianti prevarranno. E qui c'è il Masked Coso. Ed anche un'altra ultra creatura. Ah, però. Pikachu, dove sei? Eccoti qua. Tu cosa stai facendo? Help from our new champion. Don't hold back. Perfetto, l'aiuto del nostro nuovo campione. Non trattenerti. Andiamo.
Combattiamo questo Guzzlord cromatico. Motivo per cui voglio provare a catturarlo. Nuzzle e paralizziamolo. Body Slam va benissimo. Electro Ball. Ma che danno che gli tiriamo. Ancora Electro Ball. Perfetto, vita rossa. Ed ora Beast Ball. Vediamo se riusciamo a prendere questo Guzzlord cromatico. Ottimo, perfetto, al primo colpo Guzzlord è stato preso, no, non vuole dare il soprannome. Bel lavoro campione, Guzzlord, aspetta, where is my mask? Aspettate però, se n'è andato via anche quell'altro Pokémon, io avrei voluto prenderlo quell'altro Pokémon, quindi ricarico il salvataggio, vediamo se parlando prima all'altro Pokémon si può in qualche modo prendere, ok? Ci rivediamo qui. E rieccoci qua. Allora, vediamo se si può prima prendere quest'altro Pokémon, perché altrimenti, si perde questo, dato che se ne va insieme a quell'altro, o no? È un Naganadel, vorresti prenderlo con te? Assolutamente sì. E infatti, avremmo perso Naganadel. Insomma, il motivo per cui non abbiamo fatto evolvere il nostro Poipole è perché poi avremmo potuto prendere un Naganadel e poterlo quindi avere nel Living Dex entrambe le forme. Cosa che non sarebbe successa se avessimo fatto evolvere il nostro Poipole. Eccolo qui, Naganadel 804. Quindi vai qui. Ok. Ed ora possiamo ridirigerci verso il Guzzlord e ricatturarlo. Tanto abbiamo visto che non è difficile, no? Quindi abbiamo davanti Pikachu. Rifacciamolo. Eccoci qua. Guzzlord Shiny, andiamo di Nuzzle, paralizzato, poi Electro Ball, di nuovo Electro Ball, ed ora la Beast Ball, eccola qua. Preso un'altra volta. Perfetto. No, non voglio rinominarlo. Bel lavoro, campione. Il Guzzlord. Aspetta, ma dov'è la mia maschera? Come ha fatto? Beh, penso che tu meriti la verità, Glacial. Sono sempre stato io, il Masked Royale, per tutto il tempo. Wow, incredibile. Non cambia. That won't change our exhibition match any. Comunque non cambierà il fatto che dobbiamo combattere in un match, diciamo, d'esibizione, in una lotta d'esibizione. Infatti, dai, andiamo a fare la nostra battaglia totale. Andiamo prima però a curarci Pokémon. Prima di parlare ancora con Kukui, perché mi sa che lì inizierà a quel punto la battaglia finale contro Kukui, per l'appunto. Allora, lui, se non ricordo male, inizia con Incineroar. Quindi, dato che inizia con Incineroar, io gli metterei davanti Lycanroc. E si va quindi a fare l'ultima battaglia di Alola. Vai. Sì, però dove? Non qui? Da un'altra parte. Qui dentro? Dobbiamo parlare al tizio qui. Sì, sei pronto per la battaglia di esibizione? Assolutamente sì. Vai. Sei pompato, cugino? Questo match potrà anche essere giusto per divertimento, ma darò il tutto per tutto. Vai, Pupui. Non aspettiamo altro. Eccolo qui. E infatti inizia con Incineroar. Cacchio, a livello 55. Alla faccia. Allora, Rock Tomb. Abbassiamogli anche un po' la velocità. Cacchio però, Darkest Lariat quanto danno mi ha fatto. Proviamo con Brick Break. Niente, non siamo riusciti a tirarlo giù, peccato. Però qualcun altro potrà farlo ora. Qualcun altro tipo Naganadel, cioè Poipole, volevo dire. E andiamo con Sludge Wave. Bella la musica, tra l'altro. Perfetto. E l'attacco speciale va su, così come il suo livello. Poi Empoleon, tipo acciaio, quindi dobbiamo per forza sostituirlo.
tipo acqua, acciaio, Pikachu è tutto tuo. E andiamo di Electroball. Mulinello mi ha usato, che infame. Electroball di nuovo. Perfetto, poi Breviary. Tipo volante. Peccato non avere l'Icarrock che sarebbe stato perfetto per Breviary. Manderò Melmetal allora. E andiamo di Tuonopugno. Skydrop? Beh, Tuonopugno di nuovo. Riuscirò ad attaccare prima o poi? Perché non attacca più, scusatemi? Si è buggato? Skydrop won't let... che devo fare allora? Per tornare giù cosa dovrei fare esattamente? Ok, sono libero. Puoi attaccare ora? Non attacca, vedete? Non ho capito cosa devo fare per liberarmi. Per me si è buggato il gioco comunque. Perché non ha senso, era apparso il messaggio che fossi libero. Niente, Melmetal è morto per un bug evidentemente del gioco. Mando Pikachu, speriamo di poterlo one-shottare sto coso prima che usi ancora Sky Attack. Altrimenti è brutta la situazione. Thunder Punch. Ok, buono. Peccato che sia stato questo bug. Venusaur, cambia un Pokémon. Contro Venusaur manderò Incineroar. Ora però lo sapete, contro Breviary mandate qualcuno che possa one-shottarlo senza fargli fare Sky Attack, altrimenti è buggato e non mi fa più attaccare. Oh, forte Sludge Bomb, eh? Che cacchio. E tra l'altro Venusaur è più veloce di Incineroar. Ah, lo sostituisce però. Chi si becca un altro Fire Fang? Lucario. Non ti è andata molto bene come scelta, caro Kukui. Ok, ha voluto comunque dare il tutto per tutto per uccidermi Incineroar. Che ci può stare, eh. A questo punto si manda in campo Rowlet. Rowlet sta tutto sulle tue piccole spalle. Allora. Tanto la musica è finita. Ah no, che è ricominciata fortunatamente. Leafblade. Dovrebbe essere comunque abbastanza, dato che comunque è anche bruciato. Perfetto, è stata abbastanza la sola Leafblade. Rowlet sale a livello 45 ed ora tocca a Tapu Koko. Attenzione, tipo elettro. Poipole? Riesce a fare qualcosa? Allora, Toxic. Dai, ha paralizzato, buono, però Toxic è andato, a buon fine. Ecco, fatto. Userò uno Sludge Bomb, tanto so che morirò, quindi... Poipole ha comunque fatto il suo. Pikachu, vai, è tuo. Andiamo di Brick Break. E allora andiamo di Thunder Punch. Uh, 3 PS a Pikachu. Uff. Sto cercando di fare questa battaglia senza usare gli strumenti di cura. Quante, che ho ancora un Pokémon, sì, ho ancora Rowlet. È un casino però. Se adesso Pikachu non ammazza Venusaur, la partita è persa. Electroball? Vai. No, peccato. Vine Whip non è... Rowlet sta tutto sulle tue spalle di nuovo. Cosa facciamo? La giochiamo safe o la rischiamo? Beh, ma non avrebbe senso rischiarla. Basta che Venusaur faccia fango bomba e mi ammazzi. Quindi tocca usare uno strumento. A meno che possiamo usare Sucker Punch. Aspetta.
Facciamo Sucker Punch? La rischiamo così? Però non gli faremo niente. Sucker Punch non lo ammazza di sicuro. No, no, no. Andiamo a prenderci un Revital Max. Ecco qua, Max Revive. E contro Venusaur ritiriamo su Melmetal. Vediamo cosa fa lui. Sludge Bomb. Lo sapevo. E infatti mi avrebbe one-shottato Rowlet. Purtroppo Rowlet era troppo più debole di un Venusaur di 6 livelli sopra. E a questo punto con Melmetal possiamo effettivamente finire la battaglia. Earthquake. Lui prova a caricare un solar raggio, ma non servirà a nulla. E poi contando anche il fatto che Melmetal si era buggato, motivo per il quale avrei vinto senza strumenti, anzi. Non avrei potuto chiedere di meglio. No, Rowlet, non ti puoi evolvere. Che battaglia fantastica. Forse possiamo rifarlo una volta ogni tanto. Comunque ti meriti una ricompensa, anche se non c'era in palio nulla, ecco. Un Tapu Nu Z. Ok. Attenzione che folla. Guarda qui. Glacial, sono così fiera di te. Grazie, Glacial. Ce l'hai fatta a diventare un campione. Appunto, hai reso questa lega migliore di quello che avrei sperato. Non vedo l'ora di vedere cosa farai appunto nelle tue prossime avventure, ma ci preoccuperemo di quello più tardi. Andiamo a casa per ora. Ed eccoci a casa. A questo punto possiamo dormire effettivamente e far passare il giorno. Il Rotomdex ci ha detto di andare a scuola, quindi andiamoci. Andiamo su di qui. Occhi aperti sempre per eventuali nuovi strumenti che magari buttano in giro, cioè Pokémon incredibili che magari lasciano così a terra a caso. Vediamo un po', perché sapete che ad Alola hanno preso questa abitudine a lasciare giù i Pokémon tipo leggendari nelle Pokéball inculate in giro, che se non sai dove sono non le trovi più. Ok, eccoci qui. Allora, qui non c'è nulla. C'è niente, ok. Diamo un'occhiata anche da questa parte. Salve Kukui. Tipo di qui, da Samsonoak, c'è qualcosa? Nope, c'è sempre quel Vulpix lì. E di qui invece? Vediamo, eh. Ok, no, non c'è nulla. E qui sotto? Nemmeno, perfetto. Allora possiamo andare a sederci al nostro posto e sentire cosa ha da dire il professor Kukui. Allora a tutti! Come voi tutti sapete, le vostre vacanze stanno per iniziare e la scuola andrà in pausa. Qualcuno ha dei piani? Io andrò al Mosteep Space Center, dice Chris. Mio padre e io andremo a cercare Menafee, ok? Mentre Ibis dice che andrà con suo padre, andrà invece nella cucina di suo padre a lavorare essenzialmente, e Lilia invece, la mia famiglia e io cercheremo il nostro padre scomparso. Attenzione, mio padre è scomparso, giustamente, perché lei è figlia di Samina, ma non abbiamo ancora conosciuto suo padre, che a quanto pare è scomparso, mentre il Kawe continuerà le sue sfide dall'isola. Un giorno diventerà un Kahuna. Ok, e tu Glacial? Andrai a viaggiare ancora in giro per il mondo? Sembra un buon piano. Non così veloce. Non abbiamo ancora avuto modo di combattere nella Lega. Glacial, concedimi questo onore. Ok, vuole combattere Kawe. Andremo con l'Icarrock. Uno contro uno, perfetto. Allora l'Icarrock per forza. Vai Kawe. L'Icarrock contro Charizard. Di due livelli sopra lui, tra l'altro, l'infamella. Però non può nulla contro l'Icarrock. Mi spiace. Grazie per questo livellino gratuito. E questo è per tutti. Divertitevi. Rotomdex dice: aspetta, voglio parlare. I want to talk about what I'm doing. If Glacial is returning home, I'm going to work with the Aether Foundation. Ok, perfetto. Rotomdex dice che se Ash tornerà a casa, lui andrà invece a lavorare nella Aether Foundation. Glacial, è stato fantastico essere il tuo Pokédex. E ci rivedremo la prossima volta. E su questa nota, è tempo che voi tutti prendiate le vostre strade. Alola a tutti! E quindi anche Rotom se ne va. Questo sancisce effettivamente la fine di Alola,
con il Rotom Dex che se ne va. Questo ci permette, per esempio, di riprendere la nostra bicicletta. Eccola qui. Oh, ci siamo. Tra l'altro, bicicletta nera qui ad Alola. Guarda quanto siamo fighi. E se non sbaglio, si poteva andare qui a casa di Lilia e vedere se ci fosse qualcosa di particolare. Vediamo, eh. Vediamo se ricordo bene. Perché può darsi che non sia qui. C'è ancora un Pokémon da qualche parte che dobbiamo riuscire a prendere. Ecco, vediamo. Mega Erna, infatti, Magerna, Magiarna, non so come si pronunci. Ecco qua. Un altro Pokémon, credo leggendario. Non ho idea di cosa sia questo Pokémon. Comunque, lo trovate qui, dopo aver battuto la Lega, dopo aver finito tutto, passate di qua e lo trovate. Ok, a questo punto andiamo a sistemarlo nel box. Eccoci qui. Sistemiamo questo Pokémon. Eccola qua, Mega Erna. Magerna, oddio, Magerna non si dice. Magerna, penso. Ok, 801 comunque. Quindi mettiamola qui. Poi Guzzlord, cromatico. Andiamo a metterlo qui, insieme a questi. E questo è lo stato del nostro Livindex di Alola e di Kalos. Vedete che ci manca un po' per completarlo, specialmente quello di Kalos che è rimasto molto sguarnito. Quello di Alola è già un pochettino più completo, merito anche di tutti questi leggendari ultra creature che abbiamo catturato nel corso del tempo. Anche tutti i Tapu, guardate, sono tutti qui. Ecco fatto, questi sono molti Pokémon, ce li hanno regalati, Marshadow, Zeraora, Naganadel, cioè sono tutti regalati. A questo punto iniziamo anche a lasciare giù Poipole, qui. Che tecnicamente sì, è un Pokémon di Ash, ma dato che non ne otterremo in giro altri, lo metto qui nel Livindex, come ho fatto con Solgaleo. Melmetal, stessa cosa. 809, vai. Lo metteremo quindi qui. Perfetto. Poi, Rowlet, questi invece li potremo mettere tranquillamente nel box di Ash. Ed è quello che faremo. Andiamo quindi a metterli nel box di Ash. Andiamo tutto, tutto, tutto indietro. Guardate quanti Pokémon abbiamo catturato, quanto abbiamo collezionato. Eccoci qui. Allora, qui possiamo lasciare giù. No, no, release assolutamente no. Item prendi, sì. Poi item prendi. E questo non ha già degli strumenti. Possiamo lasciare giù Incineroar, Dikarok e Rowlet. Eccoli qua. I Pokémon di Alola. Eccoci qui. Questi sono tutti i Pokémon di Ash, come vedete. Alcuni sono di livello un po' più alto perché li abbiamo usati anche per la Battle Frontier o le Isole Orange o per allenare altri Pokémon, tipo il nostro Charizard che è a livello 92, letteralmente altissimo. Il Pokémon più potente che abbiamo che abbiamo qui. Molto molto belli. E a questo punto farò il mio Dream Team di Ash. Quindi mi prenderò la squadra, ecco così, questo, la squadra che è la mia preferita, quindi cioè, non prendetevela se non metto i vostri Pokémon preferiti, ma questa è la mia preferita, ecco qua, sicuramente queste 5, e l'ultimo posto cosa potrei metterci? Manca, no, Pokémon volante ce l'abbiamo, terra, mancherebbe un Pokémon di tipo acqua effettivamente, eh. Mancherebbe un bel Pokémon di tipo acqua. E guardate un po' chi c'è qua. Ce lo prendiamo, molto volentieri. Abbiamo una squadra incredibilmente equilibrata, così. Cioè, davvero figa. E non, manca il tipo drago, quello sì, manca tecnicamente anche il tipo folletto, ma del tipo folletto ce ne sbattiamo altamente. Dato che Ash non ha mai avuto un Pokémon di tipo folletto, quindi è poco da fare. A questo punto torniamo qui. Eccoci qui. Perché c'era un posto vuoto qui? Ah, ok, sono quelli del. Sono i Vanillit. L'linea evolutiva di Vanillit. Mettiamoci qui, ecco fatto. Usciamo da qui. Bicicletta. Tocca prenderci la bici. Ecco fatto. Torniamo al laboratorio del professor Kukui. E andiamo a concludere effettivamente questa nostra avventura. Perlomeno per quanto riguarda l'avventura principale. Andiamo nel laboratorio.
Qui dentro ci sono i Pokémon di Ash, come vedete, Incineroar, Licorock, Rowlet e Melmetal. Tu cosa vuoi invece? Burnett. Come stai, Glacial? Spero non sia un problema che appunto mi sia trasferita qui con mio marito. Ok, quindi questa è la moglie di Kukui. Mai sentita nominare. Allora, ritorniamo a Kanto. E qui possiamo andare effettivamente a parlare al professor Oak, cosa che si faceva ad ogni fine generazione, ad ogni fine regione. Quindi lo facciamo anche ora. Andiamo qui sopra. Salve. È davvero un lavoro eccellente nell'essere diventato campione di Alola Glacial. È stato un match molto eccitante. Hai davvero compiuto grandissime cose da quando sei partito qui insieme a Pikachu. Il legame che avete creato, le regioni che avete esplorato, anzi, i legami che avete creato, le regioni che avete esplorato, e la gioia di vivere, and the joy of living life to the fullest, e la gioia appunto di vivere la vita al massimo. Sono profondamente orgoglioso di te. Ho sentito che il tuo obiettivo ora è esplorare il mondo intero, non permettermi di ostacolarti, quindi. E finisce effettivamente così, ecco che partono i titoli di coda, come al solito nel caso in cui questa canzone, sì, è sicuramente copyright, nel caso non lo fosse, ve l'ascolterete molto volentieri, nel caso lo sia, l'avrò sostituita con un'altra canzone di Pokémon, un'altra soundtrack magari dei videogiochi, in questo momento, nel caso in cui l'abbia sostituita, sappiate che sta passando la sigla, penso della la prima sigla animata di Pokémon, credo di sì. Gonna Catch 'Em All, è quella, ok? Forse no, però, forse potrebbe essere quella di Alola? Boh, mi sembra sia quella della prima generazione. Comunque, sta passando questa musica, io lascerò andare i titoli di coda, è giusto che chi ha lavorato questo gioco in maniera totalmente gratuita e non l'hanno nemmeno venduto, cioè proprio l'hanno rilasciato in maniera gratuita, vengano riconosciuti, gli si è riconosciuto il merito, quindi lascerò andare i titoli di coda. Eccoci qua. Generation 8 Project? Attenzione. Beh, tecnicamente stanno lavorando per mettere anche la regione di Galar. Ora, io non so se i salvataggi saranno trasferibili quando lo faranno. Perché da un aggiornamento all'altro alcuni salvataggi erano trasferibili, altre volte no. Quindi bisogna vedere. Nel caso in cui non fossero trasferibili i salvataggi, perdonatemi, ma non mi rimetterò a rifare tutto Fire Rush solamente per portare la regione di Galar, perché sarebbe uno spreco di tempo enorme. Calcolate che io, come vedete anche dai salvataggi che ho fatto, qui ci ho speso 150 ore, non è poco. Non è poco per niente, in 150 ore finisci 15 giochi in media, o magari non 15, fai 13 giochi in media. Invece l'ho dedicato solo ad un gioco, che però per me merita. E quindi, dopo aver visto i titoli di coda, ecco qua, io vi ringrazio per aver seguito questo video e questa serie fino alla fine. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video e la serie vi sono piaciuti, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate di Fire Ash nella sua totalità e della serie che ho portato. Infine iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, poiché ci potranno essere dei video extra in cui andremo a fare un po' di post-game, un po' magari di Living Dex, vi annuncerò se riuscirò effettivamente a completare il Living Dex di tutte e sette le regioni, tosta, ma potrei farcela. E ci sono comunque, potrebbero esserci in futuro altri video. Vi avviso che comunque il tempo a mia disposizione per realizzare i video appunto qui su YouTube è diminuito in corso appunto a impegni che mi sono preso fuori da YouTube, quindi ci saranno insindacabilmente meno video, sicuramente meno video, però potranno comunque esserci, quindi se volete iscrivervi al canale mi fa piacere e ci vedremo con altri video. Grazie a tutti e alla prossima!